quella di avere la stessa passione. Perfetto. Eccoli qua, padre e figlio Filardi, finalmente nella gara di casa sul percorso dello slalom del Pollino. Che emozione fa? Che emozione avete avuto fare una gara sulla strada di casa? L'aspettavamo da un sacco di tempo questa gara. Quindi, quante volte sei venuto a provare la strada? A provare qua no, mai, perché l'abbiamo fatta una salita. Lui ha provato le salite, l'ha fatta. Io è la prima volta che ci salgo. Però con la macchina da gara su questo percorso non è c'è la prima volta, sì. Però è un percorso, niente da dire, bellissimo, sì, un'autostrada. È uno dei più belli, secondo me. Assolutamente sì. Bene, volete ringraziare qualcuno? Sì, ringraziamo tutti, gli amici, gli organizzatori, è stata una giornata bellissima. Perfetto. La stessa cosa, grazie. Grazie a voi, buona giornata. Grazie. Grazie Emilia. Gruppo 1, 2000, secondo classificato Rosario Scerbo. Che non vedo. Ah, eccolo lì. Città, ce l'ha pure con te, dice che ti devi muovere. Primo classificato Michele Filardi, che vince anche l'assoluto di gruppo E1. Secondo classificato. No, stava aspettando l'assoluto. No. Secondo classificato. Devi scendere. Ci ha provato, dai. Passiamo al kart cross, quinto classificato del Cosenza Corse su Peugeot 205 GTI, Michele Filardi. Parliamo della classifica assoluta. Ma faceva sciopero il bambino. Vieni Michele, quinto assoluto. Quarto classificato su Peugeot 106 Rally, Gerardo Giuliano. Non sento le mani, siamo nell'assoluta. Podio basso, a 65 anni, con l'esordio sulla Formula Azzurra, terzo classificato Giuseppe Denisi, presidente della scuderia Piloti per Passione, nonché organizzatore del campionato italiano slalom, premia a Ida Vatri. Su Citroën Saxo, secondo classificato Pierluigi Brecchi, aspetta, dimmi. Premia il vice sindaco di Morano, Pasquale Maranei. Vieni Pierluigi, secondo assoluto. Francesco, vieni qua, avvicinati. Perché chiamo Francesco? Perché ha in mano un trofeo Falco, che va a una persona alla terza gara che corre con un kart cross motorizzato Suzuki. Forse non ci credeva neanche lui, sta sorridendo, però vince l'assoluto del primo slalom di Morano, Francesco Cammareri. Ecco, questo è, rimani qua, è l'assoluto del primo slalom di Morano. Io mi fermo un attimo, chiedo a Pierluigi di farmi un po' di spazio, mi avvicino a Francesco Cammareri, perché lo so che tu vuoi dedicare, vuoi dire due parole su questa tua vittoria assoluta. La voglio dedicare, come ti ho detto in intervista prima, alle due metà del mio cuore. Prima alla mia famiglia, mia moglie e il mio bambino, e la seconda a Pasquale Cammareri. Un applauso.
Grazie Francesco. Signori, questo è il podio assoluto del primo slalom di Morano. Fermatevi qua.